Bentornati amiche ed amici di Rete 8 in studio, come annunciato in precedenza, ho il piacere non solo di incontrare, ma soprattutto di intervistare, scambiare due chiacchiere con Paolo Bernabé, che saluto e ringrazio soprattutto per il Grazie a lavoro voi, grazie svolto a dal voi. mese di ottobre fino ad arrivare, Paolo, a qualche giorno fa. Una bella passeggiata ci siamo fatti. Ci siamo fatti una bella passeggiata all'Abruzzo in largo e in lungo, toccando le quattro province, raccontando i momenti di vita contadina. I cori ci hanno fatto ascoltare delle canzoni bellissime, toccando il tema dell'amore, dell'immigrazione, cioè. Abbiamo scoperto quello che era l'Abruzzo vero, l'Abruzzo anche della sofferenza, se vogliamo, Esatto. perché poi è così che queste canzoni nascono un po' dalla sofferenza. Ecco, anche logicamente sofferenza e amore, perché se noi riflettiamo le canzoni sono quasi tutte con questo tema. E niente, ormai abbiamo finito. Voglio ringraziare tutti i cori che ci Sì, hanno vero. ospitato. Veramente siete stati meravigliosi. Un appello pubblico che siete stati meravigliosi. Abbiamo trascorso delle giornate insieme perché poi tutto questo è durato più di qualche Io ora. Paolo ti Niente. interrompo solo qualche secondo perché ho spesso e volentieri raccontato, ma non per sminuire la parte tecnica, artistica, musicale degli incontri, ma incontri che sono proseguiti anche con il classico terzo tempo, lo Terzo chiamo io, tempo. l'accoglienza, La classica l'evidenziare. cantata in libertà, la classica cantata in libertà che si fa Bravissimo. Bravissimo. così, tra amici, perché chi frequenta un coro ha nell'anima questo spirito Di di socialità, di fare socialità, di squadra. aggregazione. Allora tutti sono rimasti, nonostante l'impegno, a condividere un bel bicchiere di vino e una cantata in libertà. E soprattutto abbiamo potuto scoprire, grazie alle cartoline realizzate da Mario Giacchetta, Maurizio Miglione e Nico Centurame, le bellezze artistiche del posto e naturali, e in più col terzo tempo anche i prodotti enogastronomici di ogni singolo territorio. Lì la gara non l'abbiamo Non fatta, l'abbiamo fatto, che ci hanno fatto ingrassare un po', però ci te lo hanno fatto ringrazio. ingrassare un po', Ci hanno devo fatto dire. ingrassare un po'. Ma è stato un percorso meraviglioso, percorso che non è concluso, tra virgolette, Non è Paolo. concluso perché io, come avevo anticipato anche nel corso di questi incontri con i cori, diciamo, si conclude veramente con degli incontri che faremo, non so se posso anticiparli, che Perché no? faremo nella cittadina di Montorio la prima settimana di luglio, dove per ragioni logistiche e anche di impegni, perché questi gruppi lavorano tutti, nel senso il termine lavorativo è che tutti hanno delle serate, eccetera, eccetera, allora abbiamo preso quelli che si sono resi più liberi e E li li abbiamo abbiamo portati. incastrati Li proprio, ecco. abbiamo incastrati in una settimana, nella settimana montoriese, dai, Sì. diciamo questo incontro musicale che si chiama Vola Vola, per cui non cambiate canale, soprattutto quella settimana, perché Rete Li 8 vogliamo a Montorio, li vogliamo a innanzitutto, Montorio, i telespettatori i telespettatori chi attuali. può venire, però diciamo anche. Parlando nel mondo della televisione, non cambiate canale perché Rete 8 sarà presente quella settimana nelle riprese di questa settimana montoriese, ecco. Vola, 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 incontri di arte, musica e canti. È questo il titolo scelto per questa manifestazione che partirà il 30 giugno, domenica, e terminerà la domenica successiva, quindi il 7 luglio, in piena estate, o perlomeno per dare il benvenuto in maniera definitiva, Paolo, all'estate. Come detto, si partirà il 30 giugno e ci saranno come ospiti non solo i cori, ma ci saranno davvero tante altre bellissime sorprese sul palco di Montorio al Vomano. Vi do già qualche anticipazione. Ad esempio, domenica 30 giugno sul palco di Largo Tom di Paolo Antonio ci sarà il concerto di Lino Volpe. Quindi uno straordinario artista, ascolteremo il jazz, ma nelle ore precedenti l'evento, appunto questo concerto, ci sarà l'inaugurazione di alcune mostre, poi la street art ed ovviamente poi partiremo con la musica
dei cori alle ore 20. I primi cori ad esibirsi, Paolo, saranno, poi tu dammi conferma perché hai il calendario, sì, aggiornato, il coro di... Il coro di Picciano, giusto? Il coro, Paolo, di Picciano con il gruppo di ballo di Pasquale. Ecco, anticipiamo solo il primo giorno. Per quello che riguarda invece il secondo giorno di questa straordinaria manifestazione, Paolo, alle ore 20, altri cori, i nostri ospiti. Alle ore 20 abbiamo Laccio d'Amore di Penna Sant'Andrea e il coro di Paglieta. Benissimo, e a seguire il concerto straordinario, anche qui tante persone che ci hanno chiesto ovviamente informazioni, il concerto di Eugenio Bennato alle ore 22, quindi al termine dei cori vi lasceremo qualche istante per consumare i prodotti tipici del territorio, bere qualcosa di fresco, anche perché la temperatura sicuramente inviterà i nostri amici a gustare le prelibatezze del luogo, fino appunto al concerto di Eugenio Bennato. Martedì 2 luglio, ore 20, sempre con i cori, abbiamo Paolo. Abbiamo il coro Melodie d'Abruzzo e alle 21 il coro di San Valentino. A seguire, dopo questi due cori, che io vi invito a seguire perché davvero, ragazzi, abbiamo conosciuto questi gruppi dal mese di ottobre e meritano la vostra presenza ed attenzione. Dopo il concerto dei due cori, il concerto di Andrea Quartet, sempre ore 22, sempre largo Tom di Paolo Antonio. Mercoledì 3 luglio, presso il chiostro degli Zoccolanti, ci sarà l'incontro con gli artisti Remo Mercuri e Galleria Hart, e poi gli spettacoli, sempre a largo Tom di Paolo Antonio, con i cori delle ore 20. Il coro delle ore 20, Francesco Paolo Tosti di Francavilla, ore 21, Armonia e Incanto. Dopo i cori, alle ore 22, sempre un attimo di pausa, ovviamente per il service, per allestire il palco a Montorio Albumano, il concerto della Banda Piazzolla e del nostro amico Germano D'Aurelio in Artenduccio, che tu conosci bene. Conosco anche bene. In un'altra veste, è vero? Anche in un'altra veste, sì, di imprenditore, se possiamo dire. Imprenditore vitivinicolo, ha fatto, un ottimo vino che sta riscuotendo veramente un successone, devo dire. Germano, sei stato grande. Si sta riscoprendo, bravo al nostro Duccio, Germano D'Aurelio. Passiamo a giovedì 4 luglio alle ore 18 presso il meraviglioso chiostro degli Zoccolanti, ci sarà ancora questa mostra con la presenza degli artisti. Alle ore 20 un nuovo appuntamento con i cori e poi alla fine dei cori, Paolo? Alle ore 20 il coro di Vasto e alle ore 21 il coro di Torino di Sangro. E alle 22, udite udite, Vittorio il Fenomeno in concerto, e già immaginiamo la piazza pronta a ballare, a saltare con le note di Vittorio il Fenomeno. Passiamo a venerdì 5 luglio, il convegno Fare impresa nelle aree interne alle ore 18 presso il chiostro degli Zoccolanti, e poi sempre a largo Tom di Paolo Antonio l'inizio corale con i gruppi, Paolo? I gruppi, la corale Narciso di Rocca di Mezzo e il coro Alpini di Isola del Gran Sasso. Ah, questo mi interessa. Perché mi cominciamo interessano anche con gli alpini. Ecco, perché mi interessano gli alpini, poi ne parleremo tra qualche istante. Alla fine di queste due esibizioni il concerto dell'Orchestra Popolare del Saltarello. E qui, insomma, tante volte li abbiamo seguiti, tante volte li abbiamo intervistati, e qui davvero devo dire che l'appuntamento è imperdibile. Alle ore 22, largo Tom di Paolo Antonio, per andare al fine settimana, sabato 6 luglio, alle ore 18 il convegno, e andremo a sviscerare per bene il raduno degli alpini, perché ci sarà appunto questo incontro presso il chiostro degli Zoccolanti con la storia del battaglione alpini a cura della sezione ANA di Montorio. Il tutto ci accompagnerà fino alle ore 20 con l'inizio spettacolo dei cori, Paolo? Il coro Sirente alle ore 20 e la corale Padre Mario, che è un coro degli alpini, alle ore, sì, 21. Benissimo. Alle 22, sempre a largo Tom di Paolo Antonio, Dante Effetto Musica, il concerto con il cabaret del nostro carissimo amico Ivaldo Rulli. Tanta arte, tanto spettacolo, ma anche tante risate, fino ad arrivare alla giornata
conclusiva, perché vi parlavo di cori alpini, perché vi parlavo di questo interessantissimo convegno, perché alle ore 9 ci sarà la sfilata e quindi la manifestazione legata al raduno degli alpini. Poi alle ore 21 presso il chiostro degli Zoccolanti la gara di Burrago Pinella sotto le stelle, un evento appunto legato a questo straordinario e accattivante gioco che sta ormai da anni prendendo piede in tutte le parti d'Italia, ma non solo, io direi in tutte le parti del mondo, che ci accompagnerà all'ultima serata con i cori sempre alle ore 20, Paolo. Ci sarà il coro CAI dell'Aquila per concludere. E quindi il coro CAI dell'Aquila che abbiamo conosciuto, canti alpini di montagna, accattivante anche l'esibizione legata ai cori natalizi di questo coro, Paolo. Sì, accattivante anche questa, perché molti gruppi fanno anche, diciamo, musica natalizia e noi sotto, certo, Natale abbiamo cercato di raggruppare i cori che facevano canti di Natale. Come avete visto sicuramente, dal 15 dicembre fino al 6 gennaio abbiamo mandato esclusivamente canti di Natale. Abbiamo accompagnato il pomeriggio dei nostri amici telespettatori. Serata, quella del 7 luglio, che si concluderà, e da qui si concluderà soprattutto l'intero evento, lungo 8 giorni, il concerto della nostra carissima amica Silvia Pagni. Si conclude in bellezza. Paolo, sicuramente hai potuto ascoltare la sua bontà musicale, moglie del nostro Maurizio Miglione. Lo sapevo. E lì ci sarà davvero poi l'applauso finale per questa chiusura. Paolo, ascolta, percorso iniziato ovviamente con qualche difficoltà, perché in brevissimo tempo abbiamo messo su un bel tragitto. L'anno prossimo che facciamo? L'anno prossimo cercheremo di fare meglio. Cercheremo di fare meglio, se i gruppi ci daranno ascolto, ci dedicheranno un po' del loro tempo e i telespettatori ci sosterranno, faremo sicuramente di meglio. Allora Paolo, sicuramente ci rivedremo a Montorio dal 30 giugno al 7, perché tu dovrai continuare a garantirci appunto questo legame con i cori abruzzesi. Ma oltre a questo dovrò anche suonare con qualche gruppo, per Eccolo cui mi qui. Vedrai. Beh, la settimana passata ci hai fatto emozionare sul palco di Chieti con Armonia d'Abruzzo in Canto. Armonia d'Abruzzo in Canto. Abbiamo fatto dei pezzi meravigliosi. Una bella cosa, sì. Una bella cosa. Grazie a Paolo Bernabei per la presenza. Lo ritroveremo dal 30 giugno a Montorio al Vomano. Ti voglio salutare con una sorpresa, perché siamo stati a Teramo a seguire l'evento del gruppo locale, sempre degli alpini, e abbiamo deciso di andare a registrare l'esibizione dei cori alpini, appunto, qui dell'ANA. E allora linea alla regia e ci ritroveremo in studio.